Benvenuti in un nuovo episodio di Sniper Elite. Finalmente, nello scorso episodio, abbiamo finito il raid a Nordsish e adesso vediamo che cosa ci attende con la missione successiva. Recupera la tecnologia. Cominciamo subito, mettiamo riselezioniamo la difficoltà e cominciamo subito. 25 aprile 1945. L'NKVD ha dirottato un convoglio tedesco che stava trasportando un prototipo in scala ridotta del successore del motore del razzo V2. L'unità dell'NKVD adesso si nasconde nel castello in attesa di rinforzi e carburante per trasportare il prototipo all'aeroporto di Tempelhof, da dove partirà immediatamente per la Russia. Una piccola forza dell'OSS è stata inviata a intercettarli e tu dovrai fornire loro assistenza. Le operazioni nel castello saranno coordinate da un quartier generale sul campo dell'NKVD, vicino a Rummelsburg. Un'unità dell'OSS, composta da due uomini, è riuscita a interrompere le comunicazioni a lungo raggio dal quartier generale. Per rimediare l'inconveniente, il quartier generale dispone di una serie di corrieri in motocicletta che verranno immediatamente impiegati. Siamo certi che questi corrieri porteranno con sé richieste ad altre unità nemiche presenti nel settore, affinché aiutino il gruppo al castello. Dovrai infiltrarti nell'area e assicurarti che nessuno di questi corrieri riesca a passare. Ok, fatemelo un attimo rileggere per avere il punto della situazione e poi vediamo di cominciare. Ok, ora vediamo. Un po' diversa la mappa rispetto al solito. Più che altro vedo che per una volta effettivamente l'orologio ci servirà a qualcosa, visto che qui ci viene proprio segnato gli orari in cui effettivamente ci saranno eventi particolari in questi tre punti. Quindi il primo all'1.05, segnato in verde. Il secondo all'1.10, segnato in rosso. E il terzo, segnato in blu, all'1.15. Vediamo un attimo cosa dicono. Come puoi vedere dalla mappa, un infiltrato ci ha fornito gli orari di partenza e i percorsi dei tre corrieri in motocicletta che l'NKVD invierà. Intercettali ad ogni costo. Ah, quindi stavolta in realtà è un obiettivo solo che però fa questo... che fa questo giro. Particolare come cosa. Ok, quindi dobbiamo intercettare questi tre corrieri. Il primo è all'1.05 che passa qui sotto. Capito. Il secondo invece passerà 5 minuti dopo e praticamente farà la strada che dovremo fare ora per arrivare di qua. Quindi dovrebbe essere tecnicamente il più facile, o quantomeno il più vicino. E il terzo invece si trova qua lontano e fa il percorso qua in basso. Ecco, qui abbiamo poco margine di manovra, perché qua dove possiamo... qui dobbiamo per forza passare qua sotto. Vediamo. Va bene, cominciamo e vediamo un attimo, dai. Ok, stavolta è giorno ma sta piovendo. Mi chiedo se avremo del fuoco di copertura. Allora, raccogli. E ora come al solito avremo resettato, sì, esattamente, tutto quanto. Va bene. Quindi sempre due medikit. Almeno abbiamo anche un pochino di... Muoviti con cautela. Ci sono pattuglie nemiche alla tua ricerca nell'area. Ok, quindi di qua. Ma ora è un problema. Allora, quindi noi cominciamo all'1 in punto. Dobbiamo quindi entro 5 minuti arrivare sul posto, posizionarci. Aia. Quindi a tempo, è anche molto limitato, aggiungerei. Bene che ci ha anche salvato il cecchino dell'altra volta. Che allora suppongo che dopo un certo numero di missioni ci danno una specie di upgrade, dove effettivamente qua... Ah, ho notato ora che qui il battito cardiaco stavolta è in alto a sinistra. Non l'avevo notato l'altra volta. Tu dove sei? Via. Muori. Io dire che ho fatto anche di tutto per non farmi sentire. Aspetta, vediamo di riavviare. Vediamo se è possibile non attirarli. Tanto che ci fanno questi scherzi adesso, non mi arrabbio. Vediamo. Muoviti con cautela. Ci sono... Ok, lo so.
Vediamo. Piano. Ok, abbiamo il fuoco di copertura, quindi il cecchino è possibile utilizzarlo. Ma perché parte la musica come se mi stessero seguendo? Non capisco da dov'è che possono... da dove possono effettivamente vedermi. Qua sembra libero. Di qua no. Però no, mi sa che anche qui non è che possa farci molto. Quindi... piano. Qui ha una... ok, una gittata diversa mi sa questo fucile però, eh. Quindi devo un attimo studiarmelo, perché se no qua non riesco a prenderli. Aspetta. Sa che allora sì, ci conviene anche qua ripulire un po'. Aia, aia. Però mi hai fatto troppo male, ho visto che ce n'è anche un altro. Piano. Vabbè, mi ha ucciso. Allora, a questo punto ci conviene andare direttamente da qui, perché effettivamente ho già provato. Secondo me a questo punto ci conviene stanarli direttamente da qui. Che poi, leggendolo attentamente la scritta, dice che sono direttamente alla mia ricerca nell'area, quindi sanno già che ci sono, ancora prima di cominciare. Questo complica parecchio le cose. Ma vediamo se riusciamo in qualche modo a cavarcela. Se magari manco i colpi così mi... pietosamente di sicuro no. Dai. No, però l'ho preso. Almeno è ferito e dovrebbe essere un minimo debilitato. No. Più basso, anzi, mi sa. Ok, stavolta l'ho preso. Fuori uno. Colpo più lungo, 60 metri, che non è neanche un granché, ma... aia. Preso. Ok. Aia. Questo è stato un bel colpo. Peccato non era alla testa, ma va bene. Non mi lamento. Allora, aspetta. Non ho bende proprio. Allora andiamo di medikit per forza. Perché qua sono particolarmente aggressivi e mi tolgono tanta vita in poco tempo. Con la mitragliatrice sono veramente formidabili questi soldati, devo dire. Soprattutto come riescono veramente ad essere così precisi, così a lontananza. Questo è un grande mistero, ma va bene. Aia, aia. Aspetta, ti ho visto, però non posso espormi. Però mi sa che non è alla testa. No, è alla spalla. Non ci pensare nemmeno a soccorrerlo. Preso, forse alla testa. Sì, in piena fronte, in piena faccia. Perfetto. Vediamo un po'. Allora, esponiamoci così. Dobbiamo vedere di esporci il giusto necessario, perché qua sono proprio aggressivi. Sono già l'1 e 2, quindi abbiamo solo altri 3 minuti per metterci in postazione. Qualcosa mi dice che questa missione sarà breve ma parecchio intensa, La musica si è fermata, quindi io suppongo che non ci sia più nessuno. Come non detto, appena ti muovi vieni subito contrariato, vero? Vattene e dimmi che eri l'ultimo, per favore. Non ho tempo da perdere. Forse ci siamo. Vediamo da qua. Posso? Sì, posso passare. Bene. Andiamo in postazione, che direi che può andare bene questo qua, dove abbiamo visto esserci effettivamente una postazione perfetta per intercettare il nostro primo corriere. E nel frattempo sono già le 1 e 3, se leggo bene l'orologio. Vediamo. Quindi il corriere passerà, sì, per questa strada tra poco. Quindi attenzione. Io quasi quasi sì, farei un primo salvataggio. Visto che è una missione così tanto di attesa, credo che sarà solo questo quello che dovremmo fare, ovvero uccidere 3 corrieri, che comunque non credo sarà una cosa tanto semplice. L'unico problema è che abbiamo finito i medikit, quindi spero che o non ci feriscano mai, cosa molto improbabile, oppure che ne troviamo altri di medikit, perché ora come ora siamo nei guai. Domando che forma avrà questo veicolo e soprattutto... aia! Non dovete rompermi adesso. Parisci. E qui ho mancato clamorosamente anche 2 colpi facili, vabbè. Vabbè, però di munizioni tanto ne abbiamo, quindi possiamo permetterci anche di sprecarne un po',
Vediamo. Qua sembra pulito ora. Ora qui sono le 1 e 4. Dovremmo esserci. Un minuto e dovrebbero passare. Ora che ci penso potevo anche... Aspetta, fammi fare una cosa, scusami, eh. Ci ho pensato solo ora, ma perché non lanciare un TNT? Lanciamolo qua che dovrebbe rimbalzare. Esattamente. Ormai questa, dagli scorsi episodi l'ho capita, che la TNT rimbalza in questo modo. Devo dire che se c'è una cosa che questo gioco ti aiuta è migliorare la mira, perché se non ce l'hai, hai vita molto breve, eh. Comunque, vediamo di aspettare che arrivi il corriere e poi a seconda di che tipo di veicolo è, vediamo se usare la TNT oppure di sparare direttamente alla tanica se ce l'ha, vediamo. Non ho idea di come funzioni. Qua no, non c'è nessuno. Però ora arriva il corriere, quindi attenzione. Parte da di qua, quindi dovrebbe metterci relativamente poco ad arrivare in questo punto. Ok, uno dei corrieri ha lasciato il quartier generale nemico. Spacca il minuto, eh. Bene. E allora, ora noi due, amico. Così almeno il primo intanto lo facciamo fuori. Eccolo. Vediamo. Vediamo un po'. Ok, è tipo una specie di motocicletta quella che sento, eh. Andiamo, dai, che ci sei. Dai, dai, dai. Ci siamo quasi. Eccolo. Perfetto, preso in pieno. Ok, è stata una buona idea quella della TNT. Volendo potevo anche prenderli in testa, eh. Signore, abbiamo un cecchino. Maledettamente bravo là fuori. Grazie. Registrate la zona. Suppongo per lustrate la zona, intendevate, vero? Obiettivo 2. Un infiltrato ci ha fornito gli orari di partenza. Ok, è sempre la stessa cosa. Ora dobbiamo andare qua sopra. Quindi sì, mi sa che stavolta il principale problema saranno le orde. Qua no, aspetta. Non voglio venire ferito dal fuoco. Ma non c'è un altro medikit? Perché io come faccio ora a non farmi mai ferire da nessuno? Mi sembrano parecchio... parecchio tosti questi, eh. Comunque, io direi che a questo punto possiamo provare per l'ennesima volta a mettere una TNT. Devo capire però da dove metterla. Mettiamola qui, vediamo un po' se qui siamo in raggio. Tanto abbiamo tempo, abbiamo altri 5 minuti. Vediamo di studiarcela. Allora, ste qua puoi tecnicamente passarci, no? E volendo io potrei direttamente... Sì, da qui potrebbe essere una buona idea. Secondo me questo è un ottimo punto per guardare la seconda zona. Purtroppo però le abbiamo già finite. Forse potrei provare a usare le granate... Una granata in ciampo la prossima volta. Quasi quasi. Ok, è partito. Uno dei corrieri in motocicletta ha lasciato il quartier generale. Perfetto. Ora vediamo se stavolta... Vediamo, perché forse stavolta non è così facile avere il tempismo giusto per far fuori il veicolo. Che l'altra volta, che nell'altro caso è andata molto bene, eh. Mi sono tentato di fare un salvataggio ora. Facciamolo, sì, dai. Questo qui, sì, Furgida Nordsish, l'abbiamo fatto tanto. Vai. Quindi abbiamo altri 3 salvataggi, ricordiamocelo. Vediamo. Dipende tutto da dove passa, però. Dai. Il momento della verità è arrivato. Eccolo. Perfetto. Fatti fuori. Ok, obiettivo 2 completato. Ora abbiamo da fare l'ultimo corriere, che questo potrebbe essere un problema, però. Perché se guardiamo la mappa, l'unico momento... Allora, o proviamo anche in questo caso... aspetta un attimo. Secondo me in questo caso conviene lasciarci direttamente una granata di inciampo. Che secondo me non se l'aspettano. Quindi, vediamo di metterne una in mezzo alla strada direttamente. Sì, proviamo a fare così. Se ho ben capito, loro passeranno da qui. Quindi, se lo mettiamo proprio qui, alla fine del percorso, no?
A parte il fatto che mi sa che qualcuno mi sta beccando. Quanto è lungo il filo, per curiosità? Parecchio. Buono. Ecco, qua per esempio potrei pensare di fare un lavoretto del genere. Vediamo. Oppure, anzi, aspetta. Proviamo anche a metterne uno qui, giusto per essere sicuri che se magari non ho messo bene uno, l'altro magari funziona. Vai. Vediamo, eh. Tanto non avrei se no saputo come utilizzarle, quindi tanto vale metterle entrambe. Ora, stando attenti ovviamente a non cascarci sopra, che in qualche caso mi è successo e non è stato proprio il massimo. Ma questo corpo lo posso... No, rischio solo di prendere fuoco, quindi evitiamo. Allora, io mi metterei dietro a questo veicolo a questo punto. E osserviamo la scena. Aspettiamo ora che scattino l'1:15 e poi... E poi credo che per questa missione abbiamo già finito. Ok, finalmente è partito anche l'ultimo veicolo, quindi facciamo un ulteriore salvataggio. Quindi ne abbiamo altri due dopo questo, quindi abbiamo comunque abbastanza margine. Ora, vediamo se le nostre granate d'inciampo funzionano o meno sui veicoli, perché non ne sono del tutto convinto. Non vorrei che non avessero... che il filo si rompesse per i veicoli, che funzioni solo con le persone. Speriamo di no, però tanto vale provare. Perché poi qua purtroppo non ho neanche altre granate, no, solo quelle normali, ma... purtroppo gli esplosivi ce ne hanno dati solo due. Vediamo un po'. Il momento della verità. Vediamo un po'. Poi dovesse andare male, comunque possiamo sempre usare il nostro cecchino, eh. Sì, ha funzionato alla grande. Perfetto. Obiettivo 4. Uccidi il comandante nel quartier generale dell'NKVD per ritardare l'invio di rinforzi all'unità al castello. Detonazione a distanza. Ottimo. Ora, attenzione che qua ce n'è un'altra, di bomba, lo so. Anche se non so se è già esplosa, uccidi il comandante. Qua ora... Adesso sarebbe un buon momento per salvare, ma l'ho fatto poco fa e poi... No, direi che per ora mi trattengo. Ok, aspetta, però lui non mi ha sentito ancora. Ora finalmente non è più a tempo. Aia. Qui potremmo avere un problema, aspetta. Quando siamo in queste circostanze, secondo me possiamo anche provare a fare il giro. Vediamo se di là c'è meno gente. Allora... Sì, tecnicamente di qua ci posso passare, ci sarebbe anche una postazione da cecchino in questa zona. Valutiamo un attimo. Allora, qua suppongo che si salga. Sì, però ora... Aspetta, no, proviamo a salire. Sono curioso se per caso c'è già il comandante in linea di tiro o no. Non credo, penso che se ho imparato a conoscere questo gioco sarà dentro, no, ma poi comunque qui... È veramente un puntaccio. No, scendi. Vabbè, ci ho provato. E qua vediamo. Allora, qui credo che abbiamo ripulito tutto. Di qua mi sembra che non ci sia troppa gente per ora. Andiamo un po' di qua. Questo carro armato non dovrebbe essere operativo. Aia. Mi hai visto oppure no, amico? Io nel dubbio me ne resto alla larga. Facciamo così, va bene? Qua però un problema. Mi sa che dovrò ripulire anche qui la zona. Questo carro armato sì, mi sembra distrutto. Quindi non dovrebbe essere quello il problema. Di qua vediamo. C'è qualche passaggio strano. Beh, qui mi sembra che ci sia, però speriamo non conduca a un vicolo cieco. No, perfetto. Allora forse... Aia. Qui... Aspetta, perché qua forse stealth lo possiamo provare a fare. Vediamo. Ok, di qua è libero. Ora, se te ti giri, cosa che mi augurerei che facessi presto. Perfetto. Forse è un po' pericoloso, ma ci voglio provare. Perfetto.
Ok, ucciso uno. Di qua non c'è nessuno. Purtroppo non possiamo perquisire il corpo, però. Qua vediamo. Dovrebbe essere da questa parte il capitano, se ho capito bene dalla mappa. Sento dei brutti suoni. Piano. Lentamente. Questo è un veicolo. Ah, aspetta, aspetta, vedrai è lui il comandante. Se non ti giri, perfetto. Perché però non me l'è data silenziata? Brutta storia. Però qualcosa mi dice che il comandante è quest'altro. Aspetta. Ok, lentamente. Non te ne andrai? Ma chi hai visto? Scusami, io sono di qua. Vabbè, era un po'... Mi sa che era un po' andato fuori di testa, ma va bene. Meglio per noi. È bene che abbiamo trovato altre munizioni per la pistola silenziata. Fase successiva, esci. Ah, ok. Quindi già terminiamo. Adesso sarebbe un buon momento per salvare, ma... Abbiamo altri due salvataggi e credo la missione sia praticamente conclusa. Ma togliamoci l'ospizio, dai. Proviamo. Impianto di acqua pesante lo possiamo tanto abbandonare qua. E direi che ora possiamo andarcene tranquillamente. La benda no, aspettiamo di utilizzarla, che sarebbe un po' sprecata ora. Ora direi che possiamo fare il percorso da dove siamo venuti e poi scapparcene. Facciamo così. Allora, di qua fammi vedere. No, di qua è un vicolo cieco, quindi niente. Qua però dovrei poter passare senza dover nemmeno aver bisogno di camminare, perché tanto dovremmo essere abbastanza lontani dai soldati di là. Scopriamo il cadavere, non importa. Vai, andiamocene. Ora, qua sì, da questa parte. Questo mi sembra il percorso più veloce. Addio corrieri. E grazie per la vostra ultima spedizione. Ora vediamo di uscire da questo posto e vediamo che cos'altro ci tocca fare, eh. Dai. Ok, devo scendere qua sotto. Vai. Profumi, anche no, grazie. Usciamocene. Oh, perfetto. E anche qui abbiamo completato il lavoro. Vuoi salvare i progressi? Assolutamente sì. E li salverei... questo qui, sì, aiuta la squadra dell'OSS. Vai. Livello completato. Vabbè, direi che con questa schermata ci possiamo lasciare qui. Spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo nel prossimo episodio.